Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le 9:02 di lunedì 18 novembre 2024. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata, sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Oggi, cari amici, voglio fare una riflessione sull'importanza del discernimento nel scegliere le proprie frequentazioni, cioè scegliere proprio anche le amicizie e le persone che possiamo far entrare nella nostra vita e alle quali possiamo appoggiarci, delle quali possiamo fidarci, perché questa è una tematica che è molto presente nella formazione, nelle catechesi classiche del cammino di santità. D'altra parte c'è anche un proverbio molto famoso che dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Questo cosa sta a indicare, cari amici? Sta a indicare la grande importanza che la grande influenza, possiamo dire, che le persone hanno le une sulle altre. E questo riguarda tutte le età, possiamo dire, anche perché l'uomo è naturalmente portato anche all'amicizia. Cioè, non ho detto che gli uomini devono per forza farsi la guerra fra di loro. Sì, fanno anche la guerra fra di loro, però ci sono anche le alleanze, ci sono anche le amicizie, ci sono le frequentazioni, ci sono le fraternità, e ci sono, diciamo, le comunità. E questa è anche una tendenza fondamentale dell'uomo, tant'è vero che un altro proverbio dice: guai a chi è solo nella vita. Ovviamente si parla di una solitudine, di una solitudine, diciamo così, che però sappiamo che dal punto di vista spirituale è trascendente e non c'è mai, voglio dire, per chi è solo, anche per quelli che sono in solitudine, possono sempre comunque in ogni istante della loro vita, come dice San Paolo, la vostra conversazione sia nei cieli, cioè c'è la presenza di Dio, di Maria, degli angeli e dei santi, la presenza di Gesù soprattutto, che conforta la nostra vita, e questo è possibile mediante la fede. Allora, a tutte le età, cari amici, si cercano le amicizie già fin da quando si è bambini, e si cerca, diciamo, il rapporto con gli altri, che è poi necessario anche per misurare se stessi, per prendere coscienza di se stessi e anche per migliorare o peggiorare noi stessi a seconda del modello che abbiamo davanti. Cioè, voglio dire, soprattutto nell'età giovane della vita, diciamo, le influenze sono molto importanti. Basti pensare oggi, come dire, a che livelli è l'influenza sui giovani, la presenza o l'influenza di questo o quel leader. E, diciamo, una volta sono eventi veri e propri eventi razionali, no? E per cui c'è il rischio che il timone della tua vita, invece di avere in mano tu, ce l'hanno in mano gli altri, ti lasci condizionare, ti lasci guidare, poi precipiti laddove non vorresti mai precipitare. Perché poi quando c'è chi cammina senza Dio, va prima o poi va a finire nella fossa e ci trascina anche tutti gli altri. Questo, cari amici, è un ragionamento che faccio per dire che non è un giudicare vano, ma è un discernimento necessario selezionare le persone che si frequentano. Cioè, messo come principio che l'amore del prossimo è amore del prossimo, quindi che il rispetto va per tutti, che quando c'è bisogno di aiuto, l'aiuto va per tutti, come ci insegna il Vangelo. Però poi, quando si tratta di frequentazioni e quando si tratta anche di scegliere con chi condividere la propria vita, è molto importante usare il discernimento, cioè una valutazione
delle persone che va fatta nella luce della fede, nella luce anche di quei principi di moralità che ci guidano. Quindi, detto in parole povere, il grande insegnamento di Collodi nel suo libro Pinocchio, che se tu scegli la volpe e il gatto, poi ti succede quel che ti succede. Se tuo amico è lucignolo, diventi anche tu e partecipi della sorte dei Pinocchi. Non è inevitabile questo. Per cui intanto vorrei dire ai ragazzi, anche ai genitori dei ragazzi, come questa era un'attenzione che per esempio i miei genitori avevano, i genitori d'una volta avevano, che controllavano le frequentazioni dei loro figli. Questo era vero una volta, dove comunque il tipo di società era un tipo di società abbastanza, come dire, cristianamente ispirato, quindi molto meno pericoloso di quel che è adesso. E tuttavia c'era una grande attenzione nell'evitare compagnie cattive. E c'era da parte dei genitori, anche da parte della parrocchia, che vigilava sui gruppi, su chi si frequenta, su chi si muoveva, insomma, nel contesto sociale. Perché questo? Perché è nella realtà che ci influenziamo molto a vicenda gli uni con gli altri. Poi ci sono delle persone che hanno particolari influenze, e se sono persone buone le influenze sono buone, se sono persone cattive le influenze sono cattive. Quindi, messo in chiaro questo, che è cioè un principio di vita, e cioè che si cresce e attraverso tante influenze, che sono quelle della famiglia, quelle della società, quelle della scuola, quelle del luogo di lavoro, quelle dei mass media oggi moltissimo. E quindi è molto importante fare la selezione delle persone, ma anche la selezione delle fonti. Questo è fondamentale, anche se oggi è difficile comunque, specialmente per quanto riguarda i ragazzi, è difficile un controllo. Eppure, cari amici, se, cari genitori, vorrei dire, se i vostri figli non li guidate voi, li guidano gli altri, non dimenticatelo, li guidano i compagni di scuola, di cortile, di strada, di frequentazioni di vario genere, e quindi dobbiamo noi stessi, e poi anche per quanto riguarda le persone che dipendono da noi, dare dei principi, diciamo, attraverso i quali poi si scelgono le persone da frequentare. Quindi, quando vediamo delle persone che ti portano sulla via sbagliata, intendiamo tante cose, e che la via sbagliata molte volte è una via sbagliata sotto il profilo addirittura della legge morale e della legge civile, molte volte anche a livello proprio della visione della vita, a livello della fede. Per cui noi molte volte vediamo che i nostri ragazzi hanno dato una buona educazione cristiana, poi all'improvviso seguono tutt'altre vie. E perché? E perché hanno scelto altri maestri. Ma noi dobbiamo mettere in guardia, cari amici, a tutto questo, dobbiamo esercitare proprio, dobbiamo aiutarli a esercitare l'arte del discernimento. Cioè, non si manca di carità a nessuno, non si fanno, diciamo così, selezioni inaccettabili. Se si dice si frequentano le persone per bene, si frequentano le persone che comunque si comportano in un determinato modo, si frequentano le persone che fanno certi discorsi, non se ne frequentano altre. Non se ne frequentano altre perché per questo e questo è questo motivo, cari amici. Perché questa è una regola di vita importante che riguarda tutte le età. Io quando parlo di frequentare non significa non salutare, si saluta tutti, ovvio, si dà la mano a tutti quando è necessario, si aiuta a tutti quando c'è bisogno, sia ben chiaro questo. Ma poi quando si tratta proprio di fare le proprie confidenze, di aprire, diciamo così, anche la propria proprio bagaglio interiore, quando si tratta di entrare in cose più coinvolgenti,
bisogna sapere scegliere, cari amici, perché diversamente noi ce ne accorgiamo. Quando abbiamo parlato e frequentato una persona che ha un determinato livello morale e spirituale, poi ne usciamo arricchiti. Quando invece troviamo una persona che è già sulla via, diciamo così, su un'altra strada, diciamo, diversa dalla nostra, che è quella ispirata da colui che è la via, la verità e la vita, allora noi ce ne accorgiamo che ne usciamo malconci, ne usciamo magari anche turbati, ne usciamo molte volte, diciamo, che gli altri non ci riconoscono più per quello che siamo, per quello che eravamo, cari amici. Dunque, questa è una regola generale che vorrei proporre. Quando una frequentazione è una frequentazione coinvolgente, insomma, quando si tratta di scegliere di frequentazioni costanti, delle amicizie vere e proprie, le persone che si fanno entrare in casa, le persone nelle case dove noi andiamo, quando si tratta di condivisioni importanti, tutto questo, cari amici, vale il principio, un proverbio classico: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Questo, cari amici, vale per tutti, soprattutto per la giovane età, ovviamente, quindi è molto importante per i genitori sapere quali ragazzi vengono frequentano, quali sono le loro amicizie. E su questo punto bisogna essere molto rigidi, perché i ragazzi hanno il senso proprio, cioè si muovono un po' come branco. Quindi noi vediamo dei ragazzi che entrano in gruppi sani, sotto il profilo spirituale e anche sotto il profilo dei principi morali, che poi, anche andando a scuola, anche andando, facendo tutto il programma scolastico, facendo le varie condivisioni del tempo libero, eccetera, camminano su una certa strada. Perché? Perché sono in un gruppo che li sostiene, dove in qualche modo si sostengono a vicenda e si edificano a vicenda. Se invece entrano in un gruppo di sbandati, state tranquilli, cari amici, che tutto quello che avete insegnato poi lo perdono e si sbandano anche loro. Per cui questa è una vigilanza che deve essere molto seria. E questo, cari amici, riguarda tante cose. Anche la scelta, lo dico per i giovani, delle persone che tu pensi che un domani potranno condividere con te la strada della vita, quindi potranno essere persone con quale formare una famiglia, anche lì ci vuole discernimento, cari amici, perché si hanno tutti questi sfasci familiari e perché non... E poi scopri che le persone erano diverse da quelle che si manifestavano. Come dicevano gli inglesi, bisogna mangiare 3 quintali di sale prima di conoscere una persona. 3 quintali di sale insieme, cioè. Anche qui ci vuole l'uso della prudenza, che è una virtù valutativa, vede virtù e difetti, e vede i pro e i contro, e vede se con questa persona puoi fare una strada oppure non la puoi fare. Perché poi, come succede, se capita in mano una persona di quelle che sono specializzate nel portare in rovina le persone, gli altri, poi è difficile di vicolarsi, sono come boa che ti soffocano pian piano e poi non c'è più niente da fare. Ecco, cari amici, quello che volevo dire, perché questa componente della virtù della prudenza, che è il discernimento, che sta tanto a cuore anche a Papa Francesco, lo cita spesso, è fondamentale. Fondamentale per muoversi nella vita, per muoversi fra le persone, per non sbandare, per non cadere in tranelli. E non basta l'angelo custode. Dobbiamo molte volte essere noi angeli custodi di noi stessi, esercitando le virtù cristiane. E prima di tutto, appunto, quello che vi ho detto, il discernimento.
che però poi va anche allargato, a mio parere, ma questo sarebbe un altro capitolo, perché si possono frequentare le persone in tanti modi senza esserne amici, ma per esempio quando si sceglie un leader, per esempio, come un influencer, come fanno i nostri ragazzi, i nostri giovani e non solo, e poi tu vai dietro quelle persone che hanno fatto della loro vita il guadagno, il culto del guadagno, e quindi, come dire, entri in una logica che non ha più niente a che fare con quella cristiana. Non è difficile trovare influencer da poter seguire, a meno quelli che vedi da poter seguire per noi cristiani, a meno quello che vedi, diciamo così, nella società. Noi abbiamo un maestro che è vivo, che è presente, che è Gesù Cristo. Quello deve essere il nostro influencer, la nostra guida, perché lui solo è la via, la verità e la vita, e quindi, diciamo così, fare riferimento a lui per quanto riguarda cosa credere, come vivere, cosa fare, qual è la via del bene, eccetera. Dobbiamo fare questa scelta, abituare i nostri ragazzi a fare questa scelta, a vedere in Gesù la nostra guida, in Maria la nostra guida, che materna, che ci guida, che ci protegge, che ci mette in guardia dai pericoli, che ci indica l'avversario in tante situazioni. Poi, cari amici, esercitare il discernimento in quello che si legge, nei libri che si leggono, anche quando a scuola abbiamo di tutto, e sappiamo che ci sono anche molti maestri che sono maestri tutt'altro che cristiani, quindi essere molto attenti a non farsi coinvolgere e a non perdere la fede e assimilare le loro idee sbagliate. Questo vale per, diciamo, la scuola, vale per i libri, vale per gli spettacoli, che influenzano sempre. Riguardate, non venite a dirmi, ma io lo leggo per essere informato. Una volta si diceva così, ma io nella mia vita, ormai ho tanti anni alle spalle, e posso ben dire che comunque le letture influenzano sempre. Io me ne sono accorto abbastanza presto di questo, perché ho avuto un momento, certe letture non le ho più fatte, certi teologi sballati, certi teologi critici, e a un momento mi sono detto cosa li leggo a fare, e bisogna sapere quello che dicono. No, non mi interessa sapere quello che dicono, perché sono diciamo così, sono, come dire, sa, a un momento, se mi viene, io se voglio sentire un bel canto lo vado ad ascoltare da un usignolo, non vado da una cornacchia a sentirlo. Quindi voglio dire, anche in questo ci vuole discernimento, e ci vuole, perché? Perché bisogna custodire sia la mente sia il cuore. Ecco, guarda amici, la raccomandazione che vi faccio per non essere travolti dal caos nel quale viviamo, come ha detto la Madonna, state attenti che le tenebre non vi afferrino, le tenebre, cioè il male, cioè la falsità, il menzognero. Attenti che il menzognero non vi afferri con tutti i suoi strumenti di pesca e di caccia di cui dispone. Bene, carissimi, questo era il pensiero di oggi. Adesso, cari amici, andiamo a esaminare la situazione. È ovvio che siamo di fronte a dei cambiamenti, con l'elezione del Presidente della Repubblica americana importanti. Chi vivrà vedrà, cioè ognuno poi ognuno ha i suoi criteri. Io il mio criterio ce l'ho ed è molto semplice, cioè noi cristiani, se vogliamo, conosciamo il futuro mentre gli altri non lo conoscono. Il futuro in parte noi lo conosciamo attraverso le rivelazioni che ci ha fatto la Madonna nel suo piano di salvezza, che va da Međugorje a Fatima, che va da Fatima a Međugorje, poi anche da Međugorje a Fatima, perché bisogna anche sapere andare indietro fino a Fatima, perché io di Međugorje, che non conoscono Fatima, poi
rischiano di non capire bene le cose. E quindi, alla luce dei messaggi mariani, alla luce dell'insegnamento della Chiesa, dei papi, possiamo dire da Pio XII fino a Papa Francesco, dei papi e poi anche il magistero perenne della Chiesa, ovviamente, poi anche opere meravigliose, i mistici, i santi, pensiamo a certe opere capolavoro, come quelle per esempio di Maria Valtorta, invece soprattutto i suoi dettati per quanto riguarda questo, o tante altre rivelazioni di cui la Chiesa ha dato una implicita approvazione elevando gli altari, gli onori degli altari, facendoli venerabili, santi, beati o santi. Quindi abbiamo tutto un appoggio da questo punto di vista per vagliare il tempo nel quale viviamo. Cioè, c'è una profezia cristiana molto densa in questi ultimi due secoli che ci permette di muoverci, diciamo, alla luce della fede, alla luce di queste profezie. Ed è alla luce di queste profezie che dobbiamo valutare quello che avviene e non farci catturare dal mondo, dai miti del mondo, dagli inganni del mondo. Perché se la Madonna ha detto Satana regna, vuol dire che non ci sono molti posti tranquilli. Questo purtroppo oggi questa è la situazione nella quale ci troviamo. Quindi io mi muovo sempre in questa luce, cioè alla luce dei messaggi e soprattutto della Regina della Pace, che è sempre molto puntuale nello svelare le mosse del nemico, che si chiama Satana, nei messaggi di Međugorje, di cui la Madonna ci mette sempre in luce le mosse, gli attacchi, e dobbiamo sempre essere molto vigilanti, molto attenti, e stare attenti a essere sempre alla scuola della Regina della Pace e non farci catturare da questo o quel leader politico o comunque ideologico che si presentano le loro idee come se fossero venute dal cielo. Stiamo attenti, cari amici, che di Messia ce n'è uno solo, che si chiama Gesù Cristo, e se c'è qualcuno che è infallibile, quello è il Papa, non ce ne sono altri. Ma anche lui, quando parla ex cattedra, spesso anche ovviamente anche nel magistero ordinario, quando parla delle verità della fede. Allora, cari amici, è chiaro che siamo in una situazione, a mio parere, e ci sono stati alcuni cambiamenti. Il primo cambiamento, ovviamente, è la elezione di Trump alla guida dell'America. Staremo a vedere, cioè non anticipo giudizi, staremo a vedere come si muoverà, soprattutto per quanto riguarda, diciamo così, la situazione internazionale, e sulla quale credo che si debba aggiornare, insomma, perché da qui a 4 anni fa di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. E quindi non avanzo giudizi anticipati. Prego e seguo, e nel medesimo tempo fotografo alla luce dei messaggi della Regina della Pace le mosse varie che si fanno. Perché da questo punto di vista mi sento molto libero dalle ideologie politiche che non mi coinvolgono. Io sono appassionato dei messaggi della Regina della Pace e della Madonna in generale, e comunque della profezia cristiana, mi interessa la profezia cristiana. Però adesso, ultimamente, a mio parere, c'è stata una mossa che non è stata valutata bene. Io però l'avevo già accennata 2 mesi fa. È una mossa che adesso scoprono, non so se la scoprono perché vogliono parlarne, mentre prima l'avevano già scoperta ma non volevano parlarne, non lo so. Comunque, per me è un fatto gravissimo che si è verificato in queste settimane. È la decisione di Putin di convogliare circa 20.000 soldati della Corea del Nord,
e li ha fatto attraversare tutta la Russia transiberiana e poi sono arrivati ai confini con la Polonia e con l'Ucraina, insomma. E questa è ovviamente è stata sottolineata dai giornali, è una internazionalizzazione della guerra ed è quindi un fatto molto grave, cioè in poche parole Putin sta mettendo in piedi la guerra mondiale. Mi spiace dire queste cose, però bisogna dirle, perché sono pochi quelli che le dicono. E cioè, ha programmato in tanti anni l'invasione dell'Ucraina, per incominciare con l'Ucraina e poi per proseguire, l'obiettivo ultimo è l'Europa. Questo è fuori discussione. Io personalmente penso che l'obiettivo sia anche di carattere religioso, e cioè Roma è la cattedra di Pietro. D'altra parte c'è Bruno Cornacchiola, una santa persona che ha avuto queste rivelazioni, e anche una Beata Aiello che ha avuto queste rivelazioni. Ma poi lo si vede, chi conosce la storia, dell'Europa, così come l'ha ricostruita Ratzinger in una famosa, diciamo, riflessione al Senato. Che è durato un'ora e un quarto, mi pare, io l'ho risentita tutta, e parla Ratzinger del mito della Terza Roma che Mosca si è dato fin dalle origini e col quale è cresciuta fino ad arrivare ai nostri giorni. Detto da lui è detto tutto. Dunque, cari amici, cosa è avvenuto a mio parere? È avvenuto, dunque, l'obiettivo, chi si è mosso? È la Russia. Chi si è mossa è la Russia. D'altra parte, questo è stato già profetizzato dalla Madonna Fatima, cioè la profezia che ha fatto la Madonna Fatima, secondo il segreto di Fatima, dove la Madonna, diciamo così, dice tutto quello che la Russia avrebbe fatto nel futuro, quindi distruzione di popoli, guerre, errori, cioè ideologie, addirittura persecuzione alla Chiesa, uccidere il Papa, eccetera. Tutta questa epopea della Russia è nel secondo segreto di Fatima, al tema del quale però la Madonna dice che però alla fine la Russia si convertirà, però alla fine il suo cuore immacolato trionferà, la Russia si convertirà. Quindi l'interpretazione di questa profezia, l'ha data Benedetto XVI a Fatima davanti a 500.000 persone, quando ha detto: una parte di questa profezia si è realizzata, una parte, la parte è quella che ci tocca, si deve ancora realizzare. In particolare si deve ancora realizzare, diciamo così, il terzo segreto di Fatima, che è la grande persecuzione alla Chiesa Cattolica, portata avanti, non sappiamo da chi, nel segreto di Fatima rivelato. Forse in quello non rivelato, che forse la Santa Sede sa chi è l'attore, ma non c'è bisogno di faticare tanto a capirlo, è sempre la Russia fino alla fine, quando si convertirà, che non si è ancora convertita, tutt'altro. Allora, come la vedo io la cosa, ma alla luce dei messaggi della Madonna in tutti questi anni, la Russia, dopo la caduta dell'impero nel 1991 dall'impero sovietico, la Russia, grazie soprattutto a Putin, che comunque è una personalità, diciamo, anticristica di indubbia grandezza, non c'è dubbio, Satana è un suo alleato al 100%, così io vedo le cose. Allora, Putin ha messo in atto un progetto che è la ricostruzione dell'impero russo, ma allargato a tutti i russi del mondo e a tutti quelli che ci vogliono stare, e che questo impero, non potendo svilupparsi in Asia, perché vigila la Cina, anche sulle varie nazioni che una volta facevano parte dell'Unione Sovietica, oggi vigila la Cina e ha già detto che non si toccano. Putin ha capito bene questa cosa. Quello che loro vogliono comunque è l'Europa, quello che loro hanno sempre voluto i russi è l'Europa.
l'obiettivo è la conquista dell'Europa. Questo è canonico, è sostenuto proprio anche dagli ideologi russi. Putin lo scrive, Dugin lo scrive chissà quante volte, l'ha detto anche nelle televisioni italiane, figuratevi. Adesso, quindi, chi ha la prima mossa l'ha fatta Putin invadendo l'Ucraina, la seconda l'ha fatta sempre lui mettendo a suo quadro il Medio Oriente per spostare gli americani in Medio Oriente, e ci è riuscito perché è Putin che ha mosso Hamas. Tant'è vero che Hamas era andata a Mosca, il capo di Hamas era andato a Mosca prima del 7 ottobre. Quindi, in pratica, quello che è successo in Medio Oriente, che sta succedendo in Medio Oriente, è sicuramente una mossa della Russia che è, come sappiamo, alleata stretta dell'Iran, di Hamas e di Hezbollah, oltre che della Siria. Quindi mettere in difficoltà Israele da una parte, ma soprattutto gli Stati Uniti dall'altra. Poi Israele ne ha approfittato ovviamente per liberarsi degli scomodi vicini che sono Hamas e Hezbollah. Questa è una mossa che ha fatto la Russia, tant'è vero che sta zitta, non dice niente al riguardo, anche se si sa che comunque fra Russia e Iran ci sono rapporti strettissimi, così come ci sono rapporti strettissimi fra Russia e Corea del Nord, e Russia e Cina. Quindi i tre amiconi sono strettissimi, cioè la nuova Russia sovietico-ortodossa, l'Iran, gli Ayatollah e la Corea di Kim, quella del Nord, sono un corso, un'anima sola, si aiutano a vicenda. Allora, il fatto che a mio parere è enorme, che io ho afferrato al volo comunque perché l'ho ritenuto illuminante, è quando appunto un contingente di alcune migliaia, forse 20.000, forse lo sappiamo, forse 50.000, non sappiamo, 50.000 ancora no, sono i nordcoreani, si sono recati a fare la guerra in Ucraina. E questo per me è stato il fatto più importante, a mio parere importante quanto l'elezione di Trump, che sta scoprendo quello che potrebbe accadere domani. Cosa potrebbe accadere domani? Potrebbe accadere, qui vedo che i giornali di oggi già lo cominciano a raccontare, sto raccontando anche alcune cose che poi trovate sugli articoli che ho pubblicato sul nostro sito internet, e cioè in pratica oggi i soldati nordcoreani sono circa forse 20.000, però leggo che ormai sia l'Occidente, cioè sia l'Europa, sia gli Stati Uniti, cominciano a valutare che presto potrebbero essere 100.000, cioè i soldati nordcoreani che vengono a combattere in Europa potrebbero essere 100.000. A cosa servono 100.000 soldati nordcoreani alla Russia? Ovviamente servono per prendersi tutta l'Ucraina e poi per continuare. Poi, attenzione, la strada che hanno fatto i nordcoreani per venire in Europa, un domani che la Cina decidesse di occuparsi, di prendersi Taiwan, come d'altra parte ha già detto che lo vuole e fa le manovre militari perché ceda spontaneamente se non lo invade, e quindi chiama in campo gli Stati Uniti, un domani i cinesi potrebbero fare con la medesima strada che ha fatto i nordcoreani, e cioè magari anche più breve, invadere l'Europa da quella parte. E quindi cosa fa l'Europa secondo voi? Con un attacco della Russia, della Corea del Nord, della Cina nel lato nord e dell'Iran al lato sud, cosa fa secondo voi? Un'Europa che non riesce neanche a esprimere un governo, ma cade come una casa di carte. Fate su una casa di carte, cade tutta intera. Quindi
Questa è la situazione nella quale ci troviamo adesso. È una situazione, a mio parere, diciamo, di pre-guerra mondiale. Cioè, presto potremo avere un'invasione dell'Europa congiunta da parte diciamo, di chi vi ho detto, cioè Russia, Corea del Nord e Cina, e forse anche Iran. E chi dice che non è possibile? Come no? Si sta preparando a quello. Perché il futuro, cari amici, sarà la guerra. Secondo la Madonna, il tempo dei segreti non può essere lontano. Non può essere lontano il tempo dei segreti. Il tempo dei segreti è vicino. Non so quanto, chi lo può dire, però è chiaro che, come vedete, sempre per iniziativa di Mosca, la guerra è incominciata con l'invasione dell'Ucraina, la guerra si è allargata in Israele, la guerra sta coinvolgendo l'Asia. Difatti, già anche il Giappone, la Corea del Sud e tutta la e le Filippine, ovviamente tutta l'estrema Asia si sta diciamo così, allarmando per questo coinvolgimento della Corea del Nord in una guerra che è in Europa. Quindi, come dire, se vogliamo chiudere gli occhi, chiudiamo pure gli occhi, diciamo l'eterno riposo e basta. Ma se vogliamo guardare le cose come stanno, guardiamo le cose come stanno. Quindi, in questa situazione, io non so come si muoveranno gli Stati Uniti. Quello che è certo adesso è che a Washington c'è il caos. Ma così dicono diversi giornali. Perché chi dice una cosa, chi dice l'altra? Si sente dire di tutto, i collaboratori di Trump, si sente dire di tutto, pure quelli che attaccano l'Ucraina, come fa Musk, come fa il vicepresidente, che diranno che l'Ucraina non vedrà più un soldo, non vedrà più un'arma, eccetera, insomma, poche parole, che l'abbandoneranno, sembra quasi che Putin sia, quello che bisogna riverire, che bisogna incensare, che bisogna magari dargli anche un premio perché ha invaso l'Ucraina. Cioè, come leggevo appunto su una firma che non dico, comunque uno storico famoso che ha detto a Washington c'è il caos, è quello che c'è. Per il momento è così, poi staremo a vedere. Allora, cari amici, in questo quadro, cosa è successo? In questo quadro è successo che Biden ha dato, così sembra, perché poi dicono una cosa, poi la ridicono diversa, poi la allargano, poi la restringono, non si capisce mai com'è. Però Biden avrebbe dato il permesso all'Ucraina di usare i missili, diciamo così, quelli che arrivano fino a 300 chilometri, che è nella zona di Kursk, quella zona della Russia occupata in piccola parte ancora dall'Ucraina, circa meno di 1000 chilometri quadrati, no, meno di un chilometro quadrato, se non vado errato, non so, non vorrei sbagliarmi. Comunque quella parte che prima quella parte di prima si è dimezzata, quella parte di due mesi fa occupata dall'Ucraina a Kursk si è dimezzata. Però l'Ucraina vorrebbe tenersela come merce di scambio con la Russia nel caso che ci fosse un cessato il fuoco. Allora Biden ha dato il permesso lì, in quella zona, di usare queste armi, che sono poi missili, che arrivano fino a 300 chilometri, per colpire eventualmente la Russia anche nel territorio russo, dove c'ha le basi, insomma, cosa che prima era proibita. Per cui, cioè, voglio dire, se l'Ucraina si trova nella situazione in cui si trova, cioè di grave inferiorità, è perché gli Stati Uniti gli hanno dato metà delle armi e anche con tante restrizioni. Quindi Biden ha tirato, cioè, non è che sia stato molto largo con Zelensky. Questo è detto, è risaputo. E perché? Perché ha paura che Putin faccia il peggio. Insomma, ha i missili atomici schierati in Bielorussia da usare contro l'Ucraina. Allora, questa dunque è la situazione. Questa situazione, a mio parere, ha aggravato il quadro. Cioè, il fatto che arrivino i coreani, domani potrebbero arrivare fino a 100.000, forse anche di più.
Oltre che arrivare tutte le armi che arrivano dalla Corea, oltre i droni che arrivano dall'Iran, eccetera. La Cina è coinvolta, ma certo che è coinvolta. È coinvolta perché il patto di eterna amicizia fra Russia e Cina è pubblico, non è che sia privato, non è che sia nascosto. Quindi è un patto di aiuto reciproco, è come se c'è. Allora, questa è una, a mio parere, è una situazione. È una situazione dove un conflitto mondiale è già ormai alla luce del sole. È un conflitto mondiale alla luce del sole e, fino a prova contraria, chi è, diciamo, l'attore di questo conflitto mondiale è Mosca, non vedo altri, perché gli Stati Uniti adesso con Trump sicuramente non imposteranno le cose diversamente, a mio parere, non cercheranno di dire diamo la Russia all'Ucraina e poi non sanno qual è il vero programma di Putin. Il vero programma di Putin è l'Europa, l'ha detto chiaramente non solo i loro ideologi, ma l'ha detto anche Lavrov, ministro degli esteri, bisogna ritornare all'Europa dei trattati di Yalta, quando appunto la Russia si prese mezza Europa. Anche una parte, un quarto della Germania deve ritornare alla. Deve ritornare, anche un quarto della Germania deve ritornare alla Russia. Questo per incominciare, e poi il resto dell'Europa un protettorato russo, magari con un trasloco. Del papato da Roma a Mosca, chi lo sa. C'è da aspettarsi di tutto, ma tutto è scritto già, è stato scritto, è stato detto che non vogliamo, è stato detto, è stato, è nella dinamica della storia. E d'altra parte, noi abbiamo la grazia della profezia di Fatima che ci illumina su chi è, diciamo così, il teppista. C'è un articolo di Don Giuseppe Caprio che ho pubblicato sul blog di oggi, che è il teppista mondiale. C'è un teppista mondiale che sta facendo quello che sta facendo, insomma. Allora, cari amici, qui. Nella che ora sia la, di, vabbè. Allora, qui, cari amici, vi ho riassunto io a voce un articolo che volevo leggervi che appunto che riguarda la svolta di Biden di permettere l'uso di questi ATACMS, A vuol dire armi, T tattical, tattiche. Missile, missili, un sistema quindi di missili che comunque arriva a 300 km e che secondo quello che si dice gli ucraini potrebbero usare nella zona di Kursk, ma non in altre zone, colpendo ovviamente diciamo depositi russi che sono nel mirino, che sono in quell'ambito di chilometri. Questo dunque era la notizia più importante. È inutile stare lì adesso andare a. Dunque. Vi leggo un passaggio di questo articolo che è importante. Nessuno pensa che questo cambiamento, cioè il fatto che gli ucraini possono usare adesso queste armi anche al di fuori dei loro confini, nessuno pensa che questo cambiamento alterrerà il corso dell'intera guerra, cioè la preponderanza russa in armi e in uomini è evidente. Ma si vuol far capire a Kim, cioè il capo della Corea, che è un errore mandare i suoi uomini in Russia. Una valutazione fatta da alcune delle nazioni del G20 suggerisce che i nordcoreani potrebbero mandare fino a 100.000 truppe in Russia,
Biden ha parlato nei due giorni passati con i leader di Corea del Sud e Giappone e anche con il presidente Xi Jinping a margine del summit APEC a Lima. E il tema emergerà nel summit che inizierà oggi a Rio de Janeiro, dove la delegazione russa sarà guidata dal ministro degli esteri Sergei Lavrov. Biden e gli alleati dell'Indo-Pacifico temono la cooperazione militare sempre più stretta fra Mosca e Pyongyang, cioè la capitale della Corea del Nord. Anche perché ci domandano che cosa il leader nordcoreano chiederà in cambio delle sue truppe e delle munizioni che sta inviando. Lo ha detto il segretario di Stato USA, Anthony Blinken, a Bruxelles il 13 novembre. Cioè, il rapporto, l'aiuto fra Russia e Corea del Nord va in entrambe le direzioni. C'è molta preoccupazione che la Russia stia rafforzando e possa rafforzare la capacità missilistica e nucleare della Corea del Nord e con essa, ovviamente minacciare tutte le basi americane e in Estremo Oriente. Allo stesso tempo, persone vicine a Putin dicono al Washington Post che il leader russo, cioè Putin, non ha alcuna intenzione di iniziare a negoziare per porre fine alla guerra finché gli ucraini controllano una parte del territorio russo, cioè quel mini territorio di Kursk. Quindi l'amministrazione Biden sta cercando dunque di aiutare Kiev a mantenere una leva contrattuale quanto più possibile in questi due mesi di tempo. Adesso, cari amici, vi ho pubblicato sul blog un'intervista molto interessante, però ve la indico perché magari possiate leggerla per conto vostro. È una studiosa polacco-americana che è esperta di Russia ed Europa orientale, che parlando appunto di un'eventuale trattativa fra Stati Uniti, fra Washington e Mosca, sulla guerra in Ucraina, dice con molta chiarezza, secondo le sue conoscenze, che Putin non ha nessuna voglia di trattare, ma vuole la fine dell'Ucraina. Cioè vuole praticamente che l'Ucraina al massimo diventi uno Stato come la Bielorussia, cioè uno Stato fantoccio, e a servizio del Cremlino. È una intervista molto interessante, però ve la indico perché, diciamo così, alla domanda quali segnali arrivano da Putin, e risponde: nessun segnale incoraggiante. Possiamo però notare che Putin a sua volta deve fronteggiare gravissimi problemi interni. L'economia e l'inflazione peggiorano di giorno in giorno, ha interi settori della sua economia paralizzati. Aveva promesso che la guerra sarebbe finita in 3 giorni e sta arrivando al 3° anno. Nulla lascia credere che la gente sostenga l'impegno militare, tutt'altro. Versa enormi salari ai soldati per motivarli. Tanto vanno al fronte soltanto per poter pagare l'affitto. Gli mancano uomini e deve chiedere aiuto alla Corea del Nord. Per gli alleati, dice questa giornalista americano-polacca, questo è il momento di attaccare, non di cedere. Questo dunque, cari amici, era il quadro della situazione che vi ho fatto. Spulciando i vari giornali. E diciamo la conclusione qual è? La conclusione è quella che si manifesta, che si vede, è quella che io sostengo da sempre. Ma non perché mi piace fare il politologo, ma perché molto semplicemente è la Madonna che ci dà, diciamo così, le indicazioni, cioè nei messaggi da Fatima a Međugorje il protagonista è la Russia, punto e basta, non ce ne sono altri, non c'è altro. E quindi, come dire, se seguiamo queste indicazioni non ci sbagliamo.
come vedete, lo zar sta portando avanti il suo programma neoimperiale, e finché gli altri fanno, come dire, finché trova morbido, avanza. L'Europa è morbidissima. E voglio vedere io quando arrivano i coreani e i cinesi, cosa faremo? Cosa saremo capaci di fare? Cosa farà la NATO? Cosa farà Trump? Staremo a vedere. Perché questo è, di questo si tratta. Cioè, il tempo dei segreti è un tempo di guerra e di prove tremende e di persecuzione della Chiesa Cattolica. Questo è il tempo dei segreti e non è lontano. E noi lo vediamo che si sta camminando in quella direzione. Adesso, cari amici, chiudo un momento, vi rimando al mio, vi rimando al nostro sito di radiomaria.it per quanto riguarda articoli su questa decisione di Biden di, diciamo così, di permettere l'uso di missili nella zona di Kursk. E poi invece sul blog vi ho pubblicato questa intervista che è molto interessante a mio parere, nella quale appunto questa giornalista americano-polacca dice che Putin ha nessuna intenzione di fermarsi, nessuna intenzione di contrattare, molto semplicemente vuole che l'Ucraina sia completamente assimilata da Russia. Poi si vedrà. Rivolge anche tutte le altre nazioni che prima erano sotto lo scettro di Stalin. Adesso, cari amici, volevo dedicare qualche minuto al blog, dove mi è arrivata una lettera di Liv di Dresde che è abbastanza interessante, che riguarda i segreti. Secondo lei i segreti non sarebbero gli eventi dei segreti dal quarto al decimo, non sarebbero, diciamo così, eventi di guerra, ma sarebbero eventi della natura. Questa è una proposta che aveva già scritto una volta, ma io avevo sorvolato perché ovviamente la Madonna è qui come regina della pace, non dimentichiamolo. E quindi anche il terzo segreto di Fatima è collocato in un contesto di guerra. Però le cose non sono fra loro opposte. Cioè, gli eventi di guerra potrebbero causare, diciamo, catastrofi naturali, o come no. Quindi sono una realtà, diciamo così, collegate insieme. Ora vediamo questa lettera di Lidia, la mia risposta, che è importante. Carissimo Padre Livio, le ripropongo quanto le ho già scritto alcuni mesi fa riguardo ai segreti di Međugorje, dal quarto al decimo, dei quali sappiamo che coinvolgono il mondo e la Chiesa, come dicono i veggenti di Međugorje. Concordo con lei che lo scenario che ho descritto è il terzo segreto di Fatima, in un mondo in guerra dove la Chiesa è perseguitata. Tuttavia la stessa visione di Sor Lucia, avuta prima di scrivere il terzo segreto, indicherebbe dei fenomeni catastrofici della natura che si abbatterebbero sull'umanità dando origine agli eventi dei segreti. Cioè, sappiamo che Sor Lucia, prima di scrivere il famoso terzo segreto di Fatima, ha descritto in una lettera al vescovo una visione che ha visto prima del terzo segreto di Fatima, che è appunto una visione che comprende tutti i segreti, tutti gli eventi dei segreti, cioè la guerra, le catastrofi, la persecuzione della Chiesa, e la vittoria di Maria, e quella famosa visione che vi ho letto tante volte. Allora, in questa visione, secondo la nostra Lidia di Trieste, i fenomeni indicati sarebbero prima di tutto catastrofi della natura, magari provocati dalla guerra. E lei mi dice se questa sua, diciamo, interpretazione può andare. Io gli rispondo così. Cara Lidia,
I testi su cui riflettere per avere un quadro degli eventi dei segreti sono i seguenti. Cioè, quali sono le fonti? Prima di tutto, le fonti sono i tre segreti di Fatima. Il primo è l'inferno, il secondo è l'epopea della Russia e la sua conversione alla fine, il terzo è la grande persecuzione della Chiesa. Prima di tutto questo testo del 13 luglio del 1917. Poi c'è quella visione di Suor Lucia, che di cui vi ho parlato un momento fa, avuta prima di scrivere il terzo segreto, poi inviata al Vescovo il 3 gennaio del 1944. Questa è una fonte perché lì sono sintetizzati tutti i segreti dal quarto al decimo. Poi le rivelazioni stesse della Madonna Medjugorje, che specialmente all'inizio ha parlato molto dei segreti. Quarto, le parole di Giovanni Paolo II a Fulda, che comunque ha anticipato in parte la rivelazione dei segreti, parlando di catastrofi naturali, gli oceani che straripano, e parlando di grande persecuzione alla Chiesa. Poi, cari amici, io metto le parole di Miriana sul perché Miriana ha l'apparizione annuale il 18 marzo per tutta la vita. Cioè Miriana, come sapete, avrà l'apparizione annuale il 18 marzo per tutta la vita. Lei ha detto che non è per il suo compleanno, ma è un giorno, ha detto che è un fatto collegato ai segreti, e un giorno noi sapremo il perché. Ebbene, cari amici, noi sappiamo che quel 18 marzo del 2024 è stato proclamato Putin presidente, rinnovato la carica Putin di presidente della Federazione Russa, e quindi sarà lui a comandare la Russia nel tempo dei segreti. Questo, a mio parere, è un'ipotesi molto seria. Cioè, le parole di Miriana sul perché l'apparizione annuale il 18 marzo per tutta la vita, il 18 marzo Putin è stato proclamato presidente dell'Unione Sovietica, il 18 marzo 24, vuol dire che lui, diciamo, la figura che dominerà il tempo dei segreti. Allora, io ho concluso dicendo, riflettendo su questi testi, personalmente mi sento di fare queste ipotesi sugli eventi dal quarto al decimo segreto. Cioè, alla base di tutti questi testi che vi ho detto, che io ho studiato, sto studiando, riflettendoci sopra, per me, sugli eventi dal quarto al decimo si può dire questo. Primo, eventi dal quarto al decimo, la protagonista sarà la Russia, punto primo. Punto secondo, in particolare il presidente Putin, perché è stato rieletto proprio il 18 marzo del 2024. Terzo, alcuni eventi dal quarto al decimo riguardano in primo luogo la persecuzione alla Chiesa Cattolica. Quinto, gli altri eventi riguardano catastrofi provocate dalla guerra e dalla natura insieme, cioè la stessa guerra può provocare catastrofi naturali immani, specialmente se vengono usate certe armi. Quinto, l'annuncio degli eventi tre giorni prima sarà determinante per la conversione del mondo, cioè sarà questa profezia che cambierà i cuori e cambierà il mondo. L'annuncio degli eventi tre giorni prima sarà determinante per la conversione del mondo. In conclusione, la conclusione di tutto questo sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria e della Chiesa Cattolica con la conversione della Russia alla fine. Ecco, io ho scritto, questo quadro mi sembra abbia un buon fondamento, ma la realtà, cari amici, cioè quello che avverrà, sarà oltre ogni immaginazione. Da tenere presente che noi non possiamo liquidare i vincenti in 448. Perché? Perché i sei vincenti sanno molto sui segreti e la loro presenza sarà molto importante ed è per questo che vanno protetti. Questo dunque è la mia risposta alla lettera di Lidia, è una risposta sintetica però che indica, diciamo, un quadro molto chiaro, insomma, cari amici, chi è l'attore, che eventi saranno, quale sarà la parte finale, insomma. Quindi, però sono indicazioni, perché la realtà sarà al di là sicuramente di ogni immaginazione, cari amici. Insomma,
dobbiamo prepararci. Prepararci con la preghiera, prima di tutto la preghiera è l'arma che Dio ci ha messo in mano per mitigare questi tempi difficili, perché prevalga la misericordia, prevalga l'amore, perché i cuori si cambino. Abbiamo cura di noi stessi, della nostra vita spirituale, quella dei nostri cari, quelle delle persone che amiamo, quelle che conosciamo. Cerchiamo di essere apostoli di Maria, testimoni della sua presenza, testimoni della volontà di Dio di salvare il mondo, testimoni della speranza. Come ha detto la Madonna, siate uomini di speranza. Ecco, questo dunque è il motivo per cui, partendo da quello che succede, ho voluto farvi capire che il tutto è già inquadrato nelle profezie mariane e che la Madonna è in mano tutto, che guida tutto e che vincerà. Vincerà con noi, con voi vincerò, ha detto, con i vostri pastori vincerò, con la Chiesa vincerà. Coraggio, cari amici. Allora, chi vuole leggere la lettera di, che è interessante, di Lidia Vitrieste e la mia risposta, va sul blog, è blog di padrelivio.it, se usate Google. Se entrate nel blog attraverso il sito è radiomaria.it, in alto c'è l'icona del blog e potete entrare. Io vi saluto, cari amici, era molto densa ma comunque degna di essere, diciamo così, trattata e descritta, diciamo, la situazione nella quale ci troviamo, e stiamo entrando sempre più nel vivo, e quindi, come si dice, speroniamo l'anima. Allora adesso concludiamo, cari amici, esortandovi al sostegno di Radio Maria, perché questo mese di novembre siamo molto fiacchi. Coraggio, carissimi, senza di voi la Madonna non può fare, fa con noi, fa con il nostro aiuto, con la nostra buona volontà, con i nostri sacrifici, con il nostro sostegno, con la nostra preghiera. A fra poco, fra qualche minuto, andremo alla catechesi con il nostro bellissimo libro Vi voglio con me, tutti con me in paradiso. A fra poco.